Il castello di Ambras si trova a sud-est di Innsbruck, a circa 100 metri al di sopra della valle dell'Inn, in posizione strategica per il controllo della valle. Nell'alto Medioevo acquistò un'importanza non solo regionale, come dimora fissa dei conti di Andechs, provenienti dall'Alta Baviera. Gli Andechs, fondatori della città di Innsbruck nel 1180, erano signori ricchi e potenti, dato che i loro possedimenti si estendevano dalla Turingia fino al mare Adriatico. L'antico castello venne distrutto nel 1133 dal duca guelfo di Baviera Enrico il Superbo, in guerra con gli Andechs. Nel 1248 le rovine del maniero e la proprietà passarono per successione al conte Alberto IV del Tirolo. Successivamente il castello andò in eredità al conte Mainardo II di Tirolo-Gorizia e rimase da allora in possesso di questa casata fino a quando nel 1363 tutto il Tirolo fu ceduto dall'ultima discendente della dinastia Margherita agli Asburgo. Ambras rimase di proprietà degli Asburgo fino alla fine della loro reggenza nel 1919. Il periodo d'oro per Ambras incominciò quando l'arciduca Ferdinando II, pronipote dell'imperatore Massimiliano I, a partire dal 1564, anno della sua nomina a principe regnante del Tirolo, fece trasformare la vecchia fortezza medioevale in un castello rinascimentale. Ferdinando, governatore a Praga, era animato da una grande passione per il collezionismo. In occasione del suo trasferimento ad Innsbruck, l'arciduca fece trasportare ben 347 quintali di sole armature. Per mantenere gli impegni sociali richiesti dal proprio rango, il principe fece costruire al pian terreno del castello superiore, lo Oschloss, un immenso salone tra i più belli ed artisticamente significativi del tardo Rinascimento. Lo Oschloss contiene dal 1976 una ricca collezione di ritratti nella Portrait Galerie, che racconta la storia degli Asburgo dal XIV secolo fino al periodo di Napoleone. Questa parte del castello è costruita intorno ad una corte a pianta rettangolare, le cui pareti sono dipinte a fresco, con diverse sfumature di grigio che creano l'impressione di una superficie a rilievo. Una rarità dal punto di vista storico-culturale è rappresentata dalla sala da bagno a pian terreno, una vasca in lamiera di rame stagnato nella quale è collocato uno sgabello che offre la possibilità di godere il bagno rimanendo seduti. Non solo, l'ambiente, decorato con affreschi e l'acqua, potevano essere riscaldati. L'importanza storica e culturale del castello deriva dal fatto che l'arciduca vi raccolse la sua già rinomata serie di armature ed armi, unendola alla collezione di ritratti, reperti di storia naturale, libri, oggetti rari ed esotici e gioielli. Le armerie furono ospitate in un edificio supplementare fatto aggiungere nel 1589 a ovest del complesso. Le collezioni suscitarono già all'epoca enorme interesse ed attenzione fra le persone colte, cosicché giungevano anche da lontano ospiti illustri per ammirare le meraviglie di Ferdinando nella Camera dell'Arte e delle Curiosità, costruita nella parte bassa del castello. Il complesso monumentale è situato in un grande parco di 20 ettari. Ad est inizia la riserva di caccia. A sud, in un'alta parete rocciosa, si nasconde una caverna, la cosiddetta Grotta di Bacco.